buongiorno a tutti. Allora, sostanzialmente questa è l'ultima conferenza stampa della stagione 2008-2009 e forse anche contemporaneamente la prima della nuova stagione. Allora, prima di entrare negli argomenti che diciamo così all'ordine del giorno, allora vorrei fare alcune considerazioni. Allora, siamo praticamente a un anno di distanza, cioè domenica scorsa abbiamo vissuto una magica emozione che probabilmente, sicuramente a un anno di distanza, dopo un anno da un'altra bellissima emozione, esperienza che abbiamo vissuto l'anno scorso, cioè la promozione in Serie A e quest'anno la permanenza in Serie A. Quindi tengo a sottolineare obiettivi raggiunti sia la passata stagione sia questa stagione. Ora consentitemi ancora una volta, visto che abbiamo anche il rappresentante, un ringraziamento ai tifosi, un ringraziamento alla curva, perché e vi ringrazio anche per le contestazioni giustissime che hanno fatto, ma vi ringrazio soprattutto perché nei momenti di difficoltà ci sono stati veramente vicini, ci hanno sostenuto e sono stati, devo dire, il 12° uomo in campo, e quindi auspico per la prossima stagione un contributo ancora maggiore da parte nostra. È chiaro che da parte nostra ci deve essere però l'impegno a dare qualche cosa di più. Comunque sia, l'obiettivo, il primo obiettivo che ci siamo posti, cioè la permanenza in Serie A, ancorché con mille difficoltà, però lo abbiamo raggiunto. E consentitemi, cioè, se andiamo a vedere le squadre che sono venute in Serie A la passata stagione, ora il Chievo ha fatto un punto più di noi, il Lecce è il processo di nuovo. Quindi, seppure fra, diciamo, le quattro forse peggiori società della Serie A, però comunque sia, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto e ci siamo salvati. Più o meno un punto a partita lo abbiamo fatto, e mi sento anche di dire, nei confronti diretti con le società pericolanti, a parte la Regina, in cui siamo stati deficitari, ma con le altre società le abbiamo sempre o vinte o pareggiate. Poi è chiaro che qualche cosa in corso d'opera è andato male, perché abbiamo ovviamente perso punti in questo. Ora, dopo aver raggiunto l'obiettivo, è chiaro che pensiamo a questo punto alla prossima stagione, e siamo già nel vivo della prossima stagione. Allora, chiaramente voi vi aspettate da me di sentire quali sono state le difficoltà, quali sono stati gli errori che ci hanno fatto soffrire così tanto. Allora, io sostanzialmente dico questo. Noi abbiamo assunto la piena proprietà del Bologna Football Club a mercato in corso, e quindi formalmente a stagione cominciata. E questo lo dico perché oggi, 5 infatti arriviamo, non lo so, non mi ricordo più, il 4 di giugno, mi sono testimoni di Osservatori, noi ci siamo trovati questa mattina alle 8:30, io e mio padre, Salvatore e Ricci, per parlare della prossima stagione, che significa che appena finito il campionato, appena finita una stagione, bisogna già subito cominciare a pensare alla prossima, perché fra un mese si andrà in ritiro, e quindi fra un mese bisognerà avere delle idee molto chiare. Ora, noi abbiamo assunto la proprietà della società ufficialmente in settembre, per cui c'è stato un lasso di tempo notevole. A questo sicuramente aggiungo una inesperienza nostra, il fatto di esserci trovati a gestire il fatto di esserci imbarcati, ecco, in un'esperienza nuova.
Ora, l'esperienza però di un anno di attività a qualcosa deve essere pur servito. Noi cerchiamo di fare tesoro di un anno di lavoro, di un anno di esperienza, di un anno di difficoltà. E per non dissipare questo patrimonio, perché l'esperienza è a mio avviso patrimonio, abbiamo deciso di puntare sulla continuità dell'azienda, cioè sulla continuità degli uomini che ci hanno accompagnato in quest'ultima parte di campionato riferita al Mister e in questo totale campionato riferita agli uomini che sono a fianco a me. E quindi io oggi ufficialmente confermo, e sono felice di farlo, il Mister Papadopoulo sarà l'allenatore la prossima stagione e mi auguro di poter instaurare con lui un rapporto che va al di là di una sola stagione calcistica. Mi auguro di averlo al nostro fianco per poter pensare al famoso progetto Bologna. Confermiamo Fabrizio Salvatore, direttore sportivo, confermiamo Pier Giovanni Ricci, direttore generale della società. Allora, a proposito dei ruoli della società, sui giornali si è parlato di nuovo direttore generale, nomi se ne sono fatti, nomi li avete inventati, perché ovviamente tutti i nomi mai confermati e quant'altro. Allora, oggi, lo vedete, non c'è nessun direttore generale nuovo e non c'è nessun nome nuovo. Gli uomini sono questi. Ora, la scorsa stagione, appunto perché siamo entrati in corso d'opera, siamo entrati in corso di stagione, Pier Giovanni Ricci, uomo Cogei, uomo di fiducia Cogei, uomo di famiglia Cogei, abbiamo chiesto a lui di assumere un ruolo a 360 gradi all'interno della società, proprio per avere un quadro completo di un'attività che per noi, ovviamente anche per lui, insomma, sarebbe stata nuova. Bene, completata questa fase, oggi abbiamo deciso, e in totale sintonia, in totale armonia con lo stesso Pier Giovanni Ricci, che oggi sia necessaria una distinzione più netta di ruoli, ma proprio per valorizzare le competenze e i ruoli di ciascuno. Per cui Fabrizio Salvatore, ovviamente con i suoi collaboratori, sarà l'unico responsabile dell'area tecnica e quindi l'unico direttore sportivo. Pier Giovanni Ricci sarà il responsabile gestionale della società, cioè sarà l'uomo società, l'uomo che si occupa della gestione della società, cioè di tutto ciò che non riguarda l'area tecnica. Quindi, in cosa sarà caratterizzata la nostra prossima stagione? Come vi ho detto, continuità, ma anche distinzione di ruoli, ma proprio per meglio valorizzare i ruoli che riteniamo essere stati eseguiti bene dagli uomini che sono a mio fianco. Quindi pensiamo a una società snella, a una società che possa essere meglio gestita e che possa quindi portare a risultati migliori.